Sono appena trascorsi 6 anni dalla ormai nota rivolta di Rosarno, ma purtroppo, soprattutto dal punto di vista dell'accoglienza, nulla quasi è cambiato. Le uniche forme di accoglienza, se così può essere definita, sono soltanto la tendopoli di San Ferdinando e il campo containers di Rosarno, ormai anch'esse in condizioni di assoluto degrado. Oltre a queste due forme di accoglienza, i numerosi lavoratori migranti che anche quest'anno sono ritornati nella piana di Gioia Tauro per la raccolta agrumicola, che non hanno trovato posto quindi né alle tende né al campo containers, hanno occupato questa fabbrica. Qui ci sono oltre 300 persone, in un capannone ormai in disuso, dove non ci sono servizi igienici, non c'è luce, non c'è acqua, se non l'acqua che cade tra le giunture del capannone. Come Fly CGIL di questo territorio, tra le azioni che portiamo avanti vi è appunto il sindacato di strada. Sindacato di strada vuol dire il sindacato che esce dalle sedi tradizionali, quindi la mattina molto presto con il nostro furgoncino adibito a sportello sindacale, insomma itinerante, raggiungiamo i lavoratori delle campagne di raccolta. Quindi sono gli stessi luoghi presidiati dai caporali, le rotonde, i ghetti, insomma le vie che portano alle campagne. Da febbraio dell'anno scorso fa parte della Fly CGIL della piana di Gioia Tauro Jacob, un ragazzo del Ghana diventato a tutti gli effetti un sindacalista della Fly di questo territorio. Un lavoratore sfruttato, un bracciante, un ex bracciante, quindi che adesso invece rivendica diritti per se stesso e per i propri connazionali. Come Fly territoriale, insomma, e come CGIL, molte sono state le azioni che abbiamo portato in campo. Una di queste è stato all'aver proclamato il primo sciopero dei braccianti migranti della piana di Gioia Tauro. In quella giornata molti lavoratori hanno deciso di non andare nelle campagne sotto caporale e rivendicare un contratto ed una giusta paga. Questo è stato uno dei tanti segnali. Come Fly territoriale e come CGIL anche di tutta la Calabria, abbiamo chiesto alla Regione Calabria che si dotasse di una legge di ulteriore contrasto al caporalato. Pare che oggi questa legge va in consiglio, insomma, e quindi ci auguriamo che venga approvata, perché per noi è un ulteriore mezzo di contrasto e di lotta allo sfruttamento e al lavoro nero in agricoltura e non solo.